ritardo un po' più, se vuoi che vengo di ritardo appunto. Ecco, io la faccio breve, volevo fare un'introduzione, ma lascio quasi subito la parola a Marco da Milano. Volevo ringraziare tutti voi di essere qui a questa anteprima del Festival della Politica. Vorrei ringraziare di cuore Paolo Gentiloni di essere venuto a discutere con noi su un tema fondamentale, titolo provocatorio, la globalizzazione dopo la globalizzazione, che non è uno scioglilingua, ma vuole essere uno stimolo a una riflessione su quell'idea di globalizzazione coltivata dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la guerra fredda, che il libero mercato, il libero commercio, le interconnessioni finanziarie portassero con sé anche una sorta di governo globale del mondo, che i conflitti fossero tutti appianati e quindi che si entrasse in un nuovo mondo. Ecco, questa idea è coltivata fino forse una ventina d'anni fa, non è stato così, la guerra, pandemie, immigrazioni ci hanno riportato con i piedi per terra e con la difficoltà di governare questi processi così complicati con i quali Paolo fa i conti tutti i giorni e proprio in questo weekend sarà a Giretti, a Novadello, proprio si parlerà di questi temi. Ecco, anche noi approfondiremo queste questioni in queste 5 giornate di Festival della Politica. E 90 ospiti, oltre 40 incontri, e sarà soprattutto la caratteristica di questo festival che voglio evidenziare è quella che accanto a protagonisti della vita pubblica affermati, che voi conoscete, che tante occasioni abbiamo incontrato e continueremo a incontrare al festival, ci sarà a discutere con noi anche una nuova generazione di analisti, di trentenni che si stanno affermando nella scena nazionale e anche internazionale. E queste quindi generazioni a confronto su grandi temi che abbiamo di fronte. E in una stagione in cui stanno venendo meno i luoghi dove approfondire questioni di politica, dove parlare dei problemi che abbiamo di fronte, dei problemi quotidiani anche dei cittadini, credo che occasioni come questa siano molto importanti. Adesso passo subito la palla a Marco da Milano, che non ha bisogno di presentazioni, perché oltre ad essere un grande giornalista è anche un amico storico del festival e quindi è stato qui in tante occasioni e anche stasera ci fa piacere essere qui. Grazie a tutti e buon festival. Grazie Nicola Pignani, grazie Nicola per questa presentazione e grazie a tutte e a tutti i numerosissimi di questo incontro con Paolo Gentiloni che apre questo festival, continua l'anteprima del Festival della Politica, che è sempre un bellissimo momento di discussione, di analisi e di ripartenza. Devo dire, mentre parlava ora Nicola, mi è venuto in mente un incontro qui 2 anni fa a proposito di globalizzazione, dopo la globalizzazione eravamo all'indomani dell'abbandono dell'Afghanistan da parte dell'Occidente, era il 2 estate del 2021, era il giorno di Ferragosto precisamente, quando i talebani hanno preso Kabul, ed è stato sicuramente uno di quei momenti. E io con Paolo, che si è già tolto la giacca, adesso lo faccio pure io, istituzionalmente vorrei fare in questa che è anche una chiacchierata, vorrei dargli un tono più di chiacchierata che di intervista. E quindi, cominciando da questo, tu sei stato nominato commissario all'economia della Commissione Europea proprio 4 anni fa di questi tempi, nel settembre 2019, e poi pochi mesi dopo è successo di tutto, no? È successo di tutto in questo mandato che si sta per chiudere. Allora, la prima domanda, ho già indicato un momento di tensione del mondo che è stato quello dell'Afghanistan, ma soprattutto è stata la pandemia e la guerra in Ucraina.
non posso non partire dalle notizie di queste ore, mentre eri in volo, la Romania denuncia la presenza di un drone russo sul suo territorio, che chiama in causa la cosa peggiore, cioè l'articolo 5 del Patto Atlantico, che prevede che un attacco militare contro uno dei paesi della NATO significa attaccare tutti. Ma la domanda da cui ti vorrei partire è esattamente questa: alla fine o quasi di questo mandato, qual è stato il momento più difficile e anche il momento in cui è sembrato che l'Europa davvero ci fosse? Perché poi vediamo se l'Europa c'è. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Marco, Nicola Pellicani. Mi fa piacere che ci sia molta gente al Festival della Politica, che in sé è una cosa credo che ci conforta tutti, e ringrazio Massimo che poi mi ha invitato, e con l'invito di Massimo non si può dire niente. Sì, è vero, 4 anni fa sono diventato commissario europeo e ne sono successe di cose importantissime. Per la verità anche l'Italia, i giorni precedenti a questa nomina ne erano successe, no? Io poi sono diventato commissario europeo, sono stato l'ultimo commissario europeo ad essere nominato nella commissione von der Leyen, e la cosa avvenne perché cambiò il governo dal Conte 1 al Conte 2, se vi ricordate. E, momenti più difficili, certamente direi, ne devo dire due, perché purtroppo i grandi guai che abbiamo avuto sono stati due. Il primo certamente è stato il Covid, e i momenti peggiori sono stati quelle giornate di febbraio, inizio marzo del 2020, nelle quali l'Europa non c'era, onestamente. Vi ricorderete, c'era il blocco delle esportazioni di apparecchiature mediche dalla Francia e dalla Germania verso gli altri paesi europei. In Italia giravano camion russi con le mascherine con scritto sopra "dalla Russia con amore". Non è durato molto questo momento, però io ricordo la fatica in quei giorni in cui noi facevamo tutte le mattine una riunione del collegio dei commissari a convincere i tedeschi e i francesi a togliere questi blocchi e piano piano a fare le cose, a mio avviso, straordinarie che l'Europa ha fatto per la pandemia. L'altro momento terribile è stato certamente l'invasione dell'Ucraina. Qui noi un po' ce l'aspettavamo, noi a Bruxelles. E non è stato così in generale nell'Occidente. Qualcuno forse ricorderà che nei giorni immediatamente precedenti a questo 24 febbraio, cioè l'invasione russa, si è svolto tradizionale incontro che si fa tutti gli anni a Monaco di Baviera sui temi della difesa, della sicurezza internazionale. Se uno andasse a rileggere i dibattiti, i convegni, gli incontri, i panel di quella riunione, moltissimi dei grandi attori internazionali continuavano a sostenere che era impensabile un'invasione russa su grande scala. Noi ci avevamo lavorato per molti giorni e quindi nella situazione drammatica siamo stati, credo, anche in grado di reagire molto rapidamente, perché il primo pacchetto di sanzioni europeo è partito dopo 2 giorni dall'invasione. Ultima cosa, Marco, è vero che è molto grave quello di cui ha parlato Klaus Iohannis, il presidente rumeno. Non credo che dobbiamo dare la sensazione che la situazione da questo punto di vista possa scappare di mano, onestamente.
Io sono stato testimone, in modo del tutto casuale, di un episodio diverso, ma in un certo senso istruttivo, emblematico. Era un altro G20, ma a Bali, un anno fa, e lì erano le 4:30 di mattina quando un missile russo colpì parte del territorio polacco. E il presidente Biden verso le 5 convocò una riunione e il messaggio fu, diciamo, a Roma si direbbe state buono, cioè non arrivate a delle conclusioni da questo punto di vista. Quindi penso che non vadano sottovalutati questi incidenti, ma non bisogna neanche prendere questi incidenti come l'inizio di un'escalation che coinvolga la NATO in questa guerra, perché non siamo in questa situazione. Ecco, però restiamo sulla guerra. La domanda è semplice, l'ha fatta anche il cardinale Zuppi, che è anche uno dei protagonisti di un tessuto diplomatico. Cioè, dov'è l'Europa? Dov'è l'Europa sul terreno diplomatico? Abbiamo visto quest'estate il cardinale Zuppi è andato in Ucraina, conto del Vaticano, è andato in Ucraina, è andato in Russia, è andato in America e alla vigilia di una missione in Cina. Abbiamo visto il presidente turco Erdogan, che è un altro aspirante mediatore, c'è un attivismo della Cina. Il soggetto politico Europa, che abbiamo intravisto ad esempio un anno fa, era il 16 giugno quando il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz, e in quel caso c'era anche il presidente del Consiglio Draghi, su un treno andando verso Kiev, in quel caso non tanto per un tessuto diplomatico, ma per esprimere una vicinanza dell'Europa anche attraverso dei leader. Ma su questo piano l'Europa ha fatto tutto quello che doveva o poteva fare, si può fare di più, soprattutto in una fase siamo di fronte di fatto al secondo inverno di guerra, e il 24 febbraio saranno 2 anni dall'invasione. Ma si può sempre fare di più, Marco, ma adesso io non posso paragonare l'Unione Europea all'iniziativa che può fare il cardinale Zuppi o la Santa Sede, perché sono terreni diversi. E le altre potenze o gli altri attori politici che ha citato, cioè la Cina e la Turchia, ok, noi non siamo in quella posizione. Noi, Unione Europea, siamo l'orizzonte per il quale gli ucraini si stanno battendo da circa 12 anni. È impressionante vedere che tutte le mobilitazioni che, ma non negli ultimi 2 anni, ma da oltre un decennio, l'Ucraina fa, l'Ucraina democratica, l'Ucraina libera, hanno come orizzonte l'Unione Europea. Questo è il loro orizzonte, il loro sogno, la loro speranza. Che cosa facciamo noi? Ma noi, secondo me, abbiamo fatto delle cose pazzesche, senza precedenti, che dal mio punto di vista sono state anche una sorpresa. E cioè, l'Unione Europea, questi 27 stati che devono decidere le cose di politica estera all'unanimità, ha preso una posizione di sostegno a questo paese che vuole aderire all'Unione Europea. Lo ha fatto sostenendolo economicamente ormai più di quanto lo stiano facendo gli Stati Uniti, perché siccome, per dirla banalmente, Trump è contrario e molti repubblicani seguendo Trump sono contrari, è possibile che il Congresso americano abbia delle difficoltà a prolungare gli aiuti economici all'Ucraina. E quindi l'Unione Europea, con 18 miliardi nel 2023, per dare un ordine di grandezza, contribuisce a tenere in piedi un paese aggredito. Questo, dal mio punto di vista, è uno straordinario contributo che l'Unione Europea dà alla causa della libertà. Straordinario.
Poi uno mi dice, ok, ma Erdogan parla con tutti? Sì, Erdogan parla con tutti. E ha fatto l'altro ieri uno splendido bilaterale con Putin, in cui Putin gli ha ribadito che non ha intenzione di fare nulla per la cosa che è successa in questi giorni con il bombardamento russo dei magazzini di grano ucraini, dopo che per mesi e mesi la Russia ha raccontato, la propaganda russa ha raccontato che l'aumento del costo del grano, comunque delle commodities alimentari, era colpa dell'Occidente, e loro bombardano. E Erdogan non ci parla. La Cina sostiene. Un paese della NATO, la Turchia. È un paese della NATO che fa molti giochi. Io sono fiero del fatto che l'Unione Europea non si è messa su quel crinale, ha fatto una scelta. Di fronte a un'aggressione, stare dalla parte dell'aggredito. Io ci metto 18 firme e se volete, mi dispiace, penso che sia stato un errore, e io ho partecipato a questo errore, che questa illusione sulla Russia sia andata avanti così a lungo. E noi tutti l'abbiamo condivisa, adesso non è solo Berlusconi, la retorica di pratica di mare, vi ricordate questa roba? No? No, non è solo quello. Io ero ministro degli esteri quando c'è stata l'annessione russa della Crimea, e la risposta a quell'azione è stata molto molto moderata, con l'idea che vabbè, ma insomma non esageriamo, no? Le cose si fermeranno lì, e nel frattempo la Germania faceva Nord Stream 2, scommettendo sul fatto che si potesse continuare ad avere attraverso l'economia, la globalizzazione, il commercio, eccetera, rapporti floridi con la Russia. È stata un'illusione, e smettiamola di pensare che sia stata soltanto un'illusione tedesca o soltanto un'illusione di Berlusconi. È stata un'illusione di cui siamo stati un po' molto partecipi. E io sono fiero del fatto che adesso l'Unione Europea ha preso una decisione chiara: da che parte stare. Se tu prendi una linea chiara su da che parte stare, stai dalla parte degli aggrediti, potrai anche avere un ruolo nella ricostruzione e nella costruzione della pace. Chi fa i doppi giochi, certo la Cina se lo può permettere, ci mancherebbe, no? Ma altre forze minori, penso l'Ungheria, che fanno continuamente il doppio gioco, a mio parere non vanno a nessuna parte. Mi interessa molto perché è proprio il tema che ci ha proposto Nicola, questa ultima notazione anche autocritica, è proprio la globalizzazione dopo la globalizzazione, cioè, e questo riguarda anche molto l'Europa, cioè è stata una fase in cui si è pensato, qui all'M9 c'è un pannello dove c'è il bacio tra Brezhnev e Honecker che ricorda il muro di Berlino, caduto il muro, il mondo è destinato ad aprirsi senza strappi, anche se poi gli strappi c'erano verso l'ex Jugoslavia, a proposito di i paesi che chiedono di entrare in Europa, ci sono pressoché tutte le ex repubbliche della ex Jugoslavia. E poi l'economia che avrebbe funzionato nel senso dell'apertura per la nostra generazione, la rete è stata questa cosa, poi a un certo punto, all'inizio di questo secolo e poi via via sempre di più, una politica che ha delle leggi feroci, brutali, tornano le nazioni, tornano i confini, tornano i sovranismi, e qui sono tornati non soltanto nella Russia di Putin o nella Turchia di Erdogan, ma anche dentro nel cuore dell'Europa, che invece, poi parleremo anche del patto di stabilità, ma qui ti porto su un altro terreno più politico, che invece ha come base di funzionamento
la cooperazione e l'integrazione degli stati nazionali, in fondo la regola cardine, cioè che tu hai già citato, cioè l'unanimità, ha come presupposto che sì, ci sia conflitto, ma che a un certo punto il ring lascia il posto alla cooperazione. Se invece la regola è il ring, il risultato è la paralisi. Sì, molti hanno parlato di rischi di vetocrazia nell'Unione Europea, perché ci sono alcune materie, la politica estera e la difesa, le tasse, che vanno decise all'unanimità. E molto spesso qualche paese usa il diritto di veto in modo assolutamente strumentale, cioè si discute A, B, C, D, tu sei contrario alla scelta D, metti il veto sul punto A, no? Quindi a prescindere, non blocchi le cose perché vuoi ottenere un risultato su quello che ti interessa. È un problema adesso. Pensate a che tipo di problema può diventare questo in alcuni settori. Non è che tutto si decide all'unanimità, per fortuna molte scelte, le scelte economiche fondamentali, il patto di stabilità che è imminente, si discutono a maggioranza, ma si decide a maggioranza. Ma pensate a questa capacità di mettere veti, che cosa può comportare se l'Unione Europea si allarga alle due aree sulle quali nei prossimi 10 anni, forse anche meno, il Presidente del Consiglio Europeo ha parlato del 2030, si gioca all'allargamento. Sono due aree, i Balcani occidentali, tutte le complicazioni che sapete, e l'Ucraina. L'Ucraina, entrando nell'Unione Europea, diventa il più grande paese europeo in termini di superficie. E di gran lunga, anche con questa enorme superficie, con più di 40 milioni di abitanti, il paese con livelli di reddito più bassi rispetto agli altri. Quindi, che meccanismi possiamo immaginare per questo? Io penso che possiamo soltanto avere la lucidità di dire che rinunciare a questi allargamenti sarebbe un suicidio, perché, come si dice spesso, il fulcro della politica estera europea poi alla fine è la capacità di questo progetto di allargarsi, di integrare la Spagna e la Grecia e poi i paesi dell'est e in futuro i Balcani occidentali e l'Ucraina, di diventare un blocco non più di 460 milioni ma di 600 milioni. Questo sarà l'Unione Europea. Non può che essere a come si dice nel gergo europeo, a geometrie variabili, a velocità differenti, ma è già così. Cioè, l'euro, ok, quanti paesi hanno l'euro? 20, 20 su 26, sono tanti, sono la stragrande maggioranza, perché usciti gli inglesi, tutti i grandi paesi, tranne la Polonia, hanno l'euro. E forse la Polonia domani entrerà. Pensate a Schengen, stessa cosa. Schengen, cioè la possibilità di circolare liberamente senza frontiere, non riguarda tutti i 27 paesi europei. Quindi questa geometria variabile c'è già su queste cose, non potrà non esserci anche su alcune scelte di politica estera e di politica di difesa. Perché quel mondo lì, caro Marco, non è che non ci sia stato, c'è stato, io c'ero, tu c'eri, cioè noi abbiamo vissuto nell'ultimo decennio del secolo scorso una specie di seconda Belle Époque, cioè un nuovo periodo nel quale sembrava le magnifiche sorti progressive, tutto va bene, cambia la Germania, lo slogan tedesco Wandel durch Handel, cioè cambiamento attraverso il commercio, e l'entusiasmo con cui in questi paesi dell'est si sceglieva la libertà, cioè, forse il crollo prima delle Torri Gemelle e poi di Lehman Brothers
primo sul piano geopolitico e il secondo sul piano economico, hanno chiuso definitivamente questa fase di Belle Époque, di grandi illusioni e così via. Quindi dobbiamo attrezzarci, e si deve attrezzare in modo particolare l'Europa. Io ripeto spesso una frase che rubo a un europeista importante, si chiama Pascal Lamy, che ha scritto: l'Europa non può essere l'unico erbivoro in un mondo di carnivori. E questo che vuol dire? Non cose particolarmente bellicose o militari, vuol dire semplicemente che anche noi dobbiamo ragionare sul nostro modello economico. Noi abbiamo avuto un modello economico in Europa il cui principio fondamentale era la concorrenza, la protezione della concorrenza, il rifiuto degli aiuti di Stato. La concorrenza darà una qualità alla nostra economia europea che gli consentirà di prevalere sugli altri. Vi sembra che questo modello sia sufficiente oggi in un mondo in cui tutti i grandi attori, a cominciare da Stati Uniti e Cina, investono nelle tecnologie pulite, nella transizione climatica, centinaia e centinaia di miliardi? Noi rispondiamo con la concorrenza? Penso che abbiamo fatto una cosa enorme in seguito al Covid, nel mettere assieme 800 miliardi di risorse comuni con gli eurobond, eccetera, eccetera, ma quella storia non può finire lì, perché se pensiamo che quella storia finisca lì, facciamo gli erbivori in un mondo di carnivori. Ecco, e sugli aiuti di Stato, e qui vengo quindi alla questione del patto di stabilità, però resta l'idea che gli aiuti di Stato sono qualcosa che l'Europa dice no, non fatemi, anche in presenza del fatto, quello l'hai già detto, come si muovono gli altri continenti, perché poi appunto Cina e Stati Uniti, India stai per partire per il G20 che si tiene in India, sono dei continenti, sono degli stati continenti, come potrebbe essere un'ipotetica federazione degli Stati Uniti d'Europa, che però appunto ancora non c'è. E tutte le questioni di cui abbiamo parlato in questi anni, in questi ultimi anni, la difesa, l'energia, la sanità, gli effetti del cambiamento climatico, non c'è un'intelligenza artificiale, non c'è un dossier che davvero incide sulle agende e la vita concreta delle persone che non passi anche da un'agenda di politiche pubbliche. Questo è qualcuno lo chiama il ritorno dello Stato, degli aiuti di Stato. Quindi non si tratta di evitare il carrozzone delle partecipazioni statali su scala europea, ma certamente è indubbio che tutto quello che riguarda davvero la vita delle persone passa da una politica pubblica e non può essere affidato solo alle leggi del mercato, anche queste forse vecchio stile, vecchio mondo. Ma questo che dici, Marco, 15 anni fa sarebbe stato contestato, no? A destra ma anche a sinistra. Le liberalizzazioni sono di sinistra. Sì, ma il mondo è cambiato. Cioè, adesso si dice sempre è cambiata la situazione, ci abbiamo sempre avuto ragione, non è del tutto così, no? Anche se la Commissione Europea, un po' come la Santa Sede, non ammette mai di avere sbagliato, ma c'ha sempre storicamente ragione. Però è vero che la situazione è abbastanza diversa. E dove sta il motore fondamentale di questa differenza, a mio avviso, è nel mix tra l'emergere di giganteschi paesi che sono, diciamo così, non sono più i paesi sottosviluppati, in via di sviluppo, ma diventano l'India ha mandato un non so come si chiama, gli americani chiamano LEM,
diciamo, una roba sulla Luna. E 20 giorni fa è stato il terzo attore, il quarto dopo gli americani, i russi e i cinesi, a far allunare un apparato tecnologico di grande qualità. Quindi non sono paesi sottosviluppati, l'incrocio tra questo emergere di questo mondo e la transizione climatica, le due cose insieme, hanno portato a una necessità di sostenere le trasformazioni dell'economia che ormai è incontestabile. Qual è il problema per l'Europa? È incontestabile che c'è una competizione, c'è una corsa alla tecnologia pulita che riguarda tutti i grandi player mondiali, nel bene e nel male, perché poi noi siamo affezionati, per esempio se parliamo di minerali rari, eccetera, siamo affezionati a un'impostazione democratica, diciamo così, in cui non è che prendi queste risorse dai paesi africani e te ne scappi come facevamo noi europei 80 o 100 anni fa, e quindi devi impostare una cooperazione, devi condividere tecnologie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non sto dicendo che in questa corsa tutte le vacche sono grigie e non ci sono differenze. Ci sono differenze, ma la sfida per l'Unione Europea è molto semplice, e cioè noi partecipiamo a questa gara, a questa corsa mondiale, o pensiamo che debbano partecipare i diversi paesi europei, ciascuno per conto proprio? Questa è la vera discussione dei prossimi 5-10 anni, perché noi siamo riusciti, di fronte alla crisi del Covid, per la prima volta dopo 60 anni di storia dell'Unione Europea, a infrangere un tabù, e cioè si possono mettere insieme risorse comuni facendo debito comune per degli obiettivi comuni. È stato fatto, diciamo così, sulla spinta, solidarietà, ma anche percezione del rischio che senza questa impresa comune ci potesse essere uno slittamento del progetto europeo. Ma non basta averlo fatto una volta, cioè ok, l'abbiamo fatto, ci mettiamo la medaglia, adesso continuate ciascuno per conto vostro. Quindi il tema dei prossimi anni è esattamente questo, e cioè l'Unione Europea ha dimostrato con il Covid che può fare delle cose insieme, che può fare anche emettere anche debito comune, e che questo può dare un contributo alla ripresa economica. Noi siamo stati poi attraversati dalla crisi energetica e della guerra in Ucraina, ma il rimbalzo europeo, la ripresa europea dopo la crisi del Covid è stata impressionante. Noi nel 2022, noi europei, siamo cresciuti più della Cina, non solo più degli Stati Uniti. Quindi funziona la risposta comune. E l'idea che piccoli paesi alla fine, come il nostro, la Francia, ma la stessa Germania, possano competere in quella gara è completamente sbagliata. Pensate che... Faccio solo un esempio. Gli americani hanno fatto una scelta di questo strumento che chiamano Inflation Reduction Act. L'hanno messo in piedi un anno e mezzo fa. Nei calcoli del tesoro americano doveva valere più o meno 350 miliardi di dollari. È uno strumento che in sostanza mette a disposizione crediti d'imposta e facilitazioni per le aziende di tutto il mondo che producono, che si spostano negli Stati Uniti. Questa roba che doveva valere 350 miliardi di dollari, secondo gli ultimi calcoli adesso vale 1100 miliardi di dollari. Perché? Primo, perché non ha un tetto, e secondo perché funziona. Quindi, adesso non è il super bonus, è un'altra cosa, cioè
se questa è una roba non ha un tetto e funziona, diventa questa cosa qua. E imprese importanti europee, soprattutto tedesche, tendono, visto che i costi dell'energia dell'Europa sono più alti e le facilitazioni, l'attrazione che viene dagli Stati Uniti è più forte, tendono a spostarsi. È un problema per noi? Come rispondiamo a questa cosa? Quindi io dico, siamo di fronte a un paradosso. L'Unione Europea, affrontando i due cigni neri che abbiamo affrontato, quello del Covid e quello della guerra e della conseguente crisi energetica, inflazione, eccetera, ha mostrato una consistenza. Cioè, insomma, risposte importanti, i vaccini, il PNRR, i PNRR dappertutto, la transizione energetica, le sanzioni sull'Ucraina, c'è questa Unione Europea. Ma il paradosso è che questo in parte ha prosciugato l'acqua di chi faceva propaganda per uscire contro l'euro, usciamo dall'Unione Europea. Ormai sono posizioni molto care, esistono in Germania, esistono in diversi paesi, però sono molto caratterizzate. Le forze che avevano queste idee, che sono andate al governo, per esempio, non posso fare riferimenti non strani, ma anche in Italia, ma in Svezia, in Finlandia, stessa situazione, non hanno più una posizione usciamo dall'Unione Europea, anti-europea. Il paradosso è che queste forze, come tutti, oggi ti interpellano dicendo questo problema va risolto a scala europea. Per esempio i migranti, tanto per dire. I migranti, ma potremmo fare un elenco. Senz'altro la transizione climatica, ed è senz'altro vero che va risolta a dimensione europea. Quindi nel far vedere che c'hai la forza di fare delle cose, che puoi cambiare quel modello economico di cui parlavo prima, l'Unione Europea ha suscitato aspettative che se non si riescono a soddisfare nei prossimi anni, io sono preoccupato dell'impatto negativo che avremo. Nessuno più dice usciamo dall'Unione Europea, tutti dicono però l'Unione Europea deve risolvere questo, quell'altro e quell'altro ancora. E va bene così dal mio punto di vista. Dobbiamo però sapere che questo comporta il coraggio per una Unione Europea che, sapete quanto rappresenta dei bilanci nazionali dei 27 paesi europei? L'1%. Allora, a questo soggetto che gestisce l'1% del PIL europeo, possiamo chiedere di risolvere tutti i problemi che abbiamo davanti? No. E questa è la ragione perché la solidarietà che si è vista nei tempi del Covid è fondamentale se vogliamo fare la transizione climatica, se vogliamo gestire bene i fenomeni migratori, se vogliamo soprattutto vincere la battaglia della libertà e della democrazia, che è quella che poi alla fine decide se l'Unione Europea ha senso o non ha senso nel mondo di oggi. Non soltanto su un piano interno, perché quello che stiamo dicendo è che non esiste il piano interno. Nel 2014, nel 2019, quando si è votato per il Parlamento Europeo, che prima veniva correttamente detto nel panel precedente, è una delle istituzioni sovranazionali, certamente l'istituzione dove si esprime il voto democratico, c'erano delle forze che si sono presentate lì dicendo sfasciamo questo giocattolo, e qualcuno l'ha pure fatto, quindi mi viene in mente una scena dove c'è stato un nostro caro amico comune di tanti, David Sassoli, era il presidente del Parlamento Europeo quando ci fu una scena che lo commosse, cioè gli europarlamentari inglesi si alzavano e lasciavano il Parlamento Europeo
perché uno di quei partiti, cioè l'UKIP, aveva vinto il terribile referendum insieme a un pezzo dei conservatori, aveva vinto il referendum inglese del 2016. Questo non c'è più, però allora il cuore della campagna elettorale del 2024, lasciando perdere le alleanze, i conservatori, PPE, PSE, non dovrebbe essere esplicitato così, io ci provo a dirlo, cioè quelli che vogliono prendere dall'Europa e quelli che vogliono dare all'Europa, perché dare all'Europa significa dare qualcosa di più a tutti. Messa così non è neanche difficile da comunicare, ovviamente i contenuti, ma non si stanno confrontando queste linee, cioè nessuno vuole più rompere il tavolo e nessuno vuole più alzarsi e andarsene. Però certamente non sono due approcci sovrapponibili, sono molto alternativi. E infatti, azzardo io, ma magari sbaglio, secondo me per la prima volta, almeno da quando si vota per il Parlamento europeo, può capitare che l'anno prossimo le elezioni europee siano sull'Europa, cosa che non è mai successa. Le elezioni europee, e noi ce ne siamo sempre lamentati, noi politici, voi giornalisti, in questa campagna non si è parlato d'Europa, ognuno testava le elezioni europee per vedere come va. Fixing della regionale, come vanno gli 80 euro, come va quella roba, questa, le elezioni europee servono a questa roba. Io penso, onestamente, forse la realtà mi smentirà, che invece questa volta, proprio per quello che l'Unione Europea ha fatto in questi anni, il discrimine sarà in che modo stiamo dopo. Tu dicevi prendere o dare, io direi forse prendere o fare Europa, perché dare all'Europa un po' troppo, comincia a essere, potrebbe sollevare qualche perplessità. Penso che ci sarà questo scontro e sarà molto sull'Europa. E come ci arriviamo? Io penso che ci arriviamo da un lato con non la cancellazione, attenzione, il partito di estrema destra tedesco, la AfD, ha il 22-23% nei sondaggi e se la batte con i cristiano democratici perché è il primo partito ed è più forte del partito del cancelliere nei sondaggi attuali. Però in Germania il muro regge, no? Come regge in Francia di fronte alle posizioni anti-europee, e non solo anti-europee naturalmente. Quindi non sono scomparse, ci sono, ma in tutti quelli che vogliono contare qualcosa nel discorso europeo non c'è più la posizione usciamo dall'Europa o usciamo dall'euro per chi fa parte dell'Unione Monetaria. E quindi il vero contenzioso è un contenzioso su ma possiamo, noi abbiamo davanti una costruzione unica al mondo, che tra l'altro ha molti ammiratori in giro per il mondo, no? Tu vai in giro per il mondo e mazza quanto siete stati bravi a fare questa cosa che dura da 60 anni, in cui gradualmente vi siete sempre più integrati. C'è una moneta unica, c'è un mercato unico, si circola liberamente, insomma, tanti enormi passi in avanti. Ma il punto su cui si gioca, secondo me, la partita è che o ti passi avanti se ne fanno ancora e quindi ci si attrezza per le sfide che abbiamo davanti, la sfida ambientale, la sfida della difesa comune, la sfida delle politiche industriali, era una bestemmia, Bruxelles parlare di politiche industriali fino a 4-5 anni fa, ma possiamo avere un'Unione Europea che non ha le sue politiche industriali? È una follia in questa situazione. La sfida dell'innovazione. Allora, questa operazione ha bisogno di un di più di investimento democratico. Perché io sono 4 anni che faccio il commissario europeo e certamente la Commissione europea ha moltissimi
privilegi, moltissimi vantaggi. È l'unico organismo esecutivo che io conosca che può passare magari 2 ore a discutere di come si regola l'intelligenza artificiale. Io una riunione del governo italiano che passa 2 ore a discutere di come si regola l'intelligenza artificiale non me la immagino. Scherzando, tra di noi, diciamo, è l'unico think tank con potere esecutivo nel mondo, no? La Commissione europea. Ok, ma questo che è un vantaggio, un privilegio per chi fa questo lavoro molto interessante, eccetera, è anche un limite, perché è il riflesso di un progetto dal punto di vista democratico incompiuto, in cui il Parlamento ha dei poteri molto molto limitati, e quindi la vera scelta è: lavoriamo semplicemente per, diciamo così, competere tra diversi governi su come ci distribuiamo una coperta molto stretta, perché dicevo prima 1% del PIL europeo sono i soldi su cui si discute, e la coperta si stringerà quando entreranno in mancanza occidentali e l'Ucraina, perché molti dei fondi strutturali, dei fondi di coesione, dei fondi che oggi arrivano soprattutto al Mezzogiorno d'Italia, andranno soprattutto a questi paesi. Allora il progetto va avanti soltanto se a quella piccola ridistribuzione di quattrini si aggiunge la messa in comune di risorse che si spendono per i beni comuni europei. Abbiamo dei beni comuni europei che vogliamo valorizzare? Caspita se li abbiamo. Vale la pena su questo di investire? Questo ci cambia il mondo. Noi come pensiamo di, potremmo fare 1000 esempi, no? Dalla sanità alla crisi ambientale, all'innovazione tecnologica, in tutti questi campi o competiamo da europei o non ci siamo. E questo, secondo me, per la prima volta può essere al centro di una campagna elettorale tra europeisti e, se volete, nazionalisti che non rifiutano l'Europa. Questo è il vero distinguo. Sono d'accordo, poi su questo vorrei tornare in conclusione, però volevo fare un passo indietro, perché prima hai detto abbiamo vissuto anni di crescita. Si è questa una domanda assolutamente di strettissima attualità, che siamo alla vigilia della riunione della Commissione di lunedì dell'11 settembre, le stime sulla crescita stanno scendendo sotto l'1%, e questo avrà anche delle conseguenze poi sulle che è a sua volta la conseguenza di una Germania che frena. Le stime sulla crescita italiana del PIL italiano sono molto più basse di quanto si immaginasse inizio anno. Questo avrà delle conseguenze anche politiche sulla legge di bilancio, ma insomma lo stato di salute con cui andiamo verso la fine dell'anno, anche rispetto alla riunione di lunedì. Dunque, lunedì, giusto per dircelo tra di noi, non è che ci sia una riunione, io presento le previsioni economiche alla stampa, le previsioni economiche dell'Unione Europea, e purtroppo non le posso anticipare qua, quindi ne parleremo lunedì. E per quanto riguarda lo stato di salute, io direi questo. Allora, noi abbiamo vissuto due crisi, io dico sempre cigni neri, cioè completamente impreviste, imprevedibili, per ora due, poi chissà. La risposta alla prima io penso che sia stata sul piano sanitario ed economico esemplare, Covid. Immaginate che cosa poteva essere l'Europa se non avessimo alla fine imposto l'acquisto comune dei vaccini e l'esistenza di un certificato, di un QR code comune per riconoscere la vaccinazione da parte delle persone. Pensate alla guerra tra Germania e Bulgaria per chi si aggiudicava i vaccini migliori, di migliore qualità, più sicuri e prima degli altri.
Pensate alla impossibilità di muoversi, di viaggiare, se un gruppo di tecnici, tra l'altro guidati da un italiano, se non avesse fatto quel certificato per le vaccinazioni. E sul piano economico, poi si dimentica tutto molto rapidamente, no? Però, allora, la crisi Covid è stata la più grave crisi economica del dopoguerra. Il 2020 l'economia europea è calata, ha perso 5,8%. Nel momento più duro della crisi precedente, la crisi finanziaria, nel 2009 aveva perso il 2,8%, più del doppio. E come abbiamo reagito? Beh, due cose. Se tutti ricordiamo la Next Generation EU, PNRR, gli 800 miliardi di euro bond e così via, a me piace anche ricordare tra di noi un'altra decisione che abbiamo preso qualche settimana prima, nella notte tra giovedì e venerdì santo del 2020, che paradossalmente, ma questo l'abbiamo scoperto dopo, era la notte, come si dice, del nadir dell'economia europea, cioè quella è stata la giornata in cui l'economia europea stava perdendo il 21% rispetto all'anno precedente, che è una cifra da guerra, praticamente, sono le cifre dell'Ucraina di questi mesi. In quella notte decidiamo di mettere 100 miliardi a sostegno di meccanismi tipo la cassa integrazione, e questi 100 miliardi hanno contribuito in modo determinante alla salvezza di 42 milioni di posti di lavoro. Uno dice l'Unione Europea, 42 milioni di posti di lavoro, 800 miliardi di spesa comune, soprattutto per i paesi più in difficoltà, che ha prodotto i vari PNRR. Risposta eccellente. Il problema è che questa risposta eccellente, che ha prodotto una ripresa notevole e, dicevo prima, migliore di quelle americane e cinesi, dati 2022 fino al terzo trimestre del 2022 con il vento in poppa, è stata, diciamo così, incrociata dall'invasione russa dell'Ucraina. E l'invasione russa dell'Ucraina, mentre per gli americani, per i giapponesi e per altri è prevalentemente un problema geopolitico, per noi è stato un problema certamente geopolitico, la pace, la guerra, ma è stato un problema economico, perché ha scardinato quel modello su cui si basava non solo la Germania, certamente molto la Germania, ma l'economia europea, e cioè energia a basso costo e globalizzazione tranquilla, per cui ognuno andava a cercare in ogni capo del mondo, in Indonesia piuttosto che in Cina, le componenti più a buon mercato, senza considerare che ci potevano essere dei risvolti di sicurezza, di natura geopolitica, di interruzione di questo momento eccezionalmente positivo. Energia e idea di globalizzazione buona per tutti. Questo ha messo in moto un meccanismo che quelli della mia generazione conoscono abbastanza bene, quelli che hanno meno di 50 anni non hanno visto mai, che si chiama inflazione. Perché l'inflazione europea è un'inflazione in una parte significativa importata da fuori, che non deriva, come certamente è stato per quella americana, da un surriscaldamento dell'economia, no? Per cui è facile da affrontare, tu, diciamo così, geli un po' l'economia e l'inflazione cala. La difficoltà aggiuntiva che abbiamo in Europa è che questa inflazione è persistente perché molte delle cause vengono da fuori. Quindi questa nuova crisi, la guerra, l'invasione, la crisi energetica, ha avuto effetti catastrofici. Se noi andiamo a vedere che cosa pensavamo a settembre
dell'anno scorso, io c'ero e ho partecipato a tante conversazioni internazionali, noi ci aspettavamo un anno terribile, un inverno fatto di blackout, non ce la faremo senza il gas russo a scavallare l'inverno. È un inverno di recessione. Allora, qui secondo me, di nuovo, l'Europa con molta più fatica, perché mentre abbiamo fatto miracoli, secondo me, sulla pandemia, abbiamo faticato nella risposta comune sui temi energetici, ma alla fine la cosa c'è stata e ha funzionato. Abbiamo risparmiato il 40% di gas, abbiamo moltiplicato il fotovoltaico installato in Europa in modo straordinario e non è che siamo fuori dai problemi, perché dipende anche un po' da quanto farà freddo nel prossimo inverno, però abbiamo dimostrato che possiamo fare anche spingendo sulle energie rinnovabili e rinunciando ai combustibili fossili di origine russa. Io personalmente, nonostante il rallentamento dell'economia, considero anche questo secondo risultato come un risultato straordinario. E a chi non ci crede, io inviterei a guardare che cosa prevedevamo esattamente un anno fa. Un anno di blackout e di recessione. Non c'è stato né la recessione né la successione di blackout. Siamo in una situazione difficile. Passiamo, se volete, da una stagione eroica, la stagione del affrontiamo il Covid, siamo solidali, a una stagione in cui le sfide saranno, diciamo, meno forse drammatiche, ma non solo altrettanto, forse perfino più complicate. Ed è molto importante che ci sia una prova elettorale in questo contesto, perché non basterà in questa campagna elettorale per l'Europa dire ci vuole solidarietà, no, vagliela a dire che ci vuole solidarietà, e bisogna trovare dei progetti convincenti, bisogna fare bene quello che stiamo facendo, tipo il PNRR. Se avremo questi risultati potremo chiedere di riproporre quei momenti di solidarietà, di debito comune, di investimento sul futuro dell'Europa. Se non ci riusciamo, daremo un contributo a rendere tutto questo molto più complicato. E questa è già una conclusione, però invece te la faccio esplicita la conclusione della domanda. Intanto una domanda su di te: tu parteciperai a questa battaglia elettorale europea? No. Ecco, seconda domanda, come devono partecipare le forze democratiche, progressiste, centrosinistra, non so come definirle, italiane, che si riconoscono, se si riconoscono, in questo progetto? Ma questo lo decideranno loro. Io voglio solo fare un'osservazione sul clima che penso ci sia a livello europeo, no? Allora, in Europa la Commissione europea è stata votata, poi qui Romano Prodi l'ha battezzata maggioranza Ursula, no? Anche Ursula, cioè Ursula, sì. È un po' come Ulivo, no? Sì, esatto. Per noi biologi del centro-sinistra. E ok, questa maggioranza è fatta, tradurlo nei termini che noi usiamo normalmente, da democristiani, socialisti e liberali. Avevano 420 seggi, hanno avuto 420 seggi nella scorsa legislatura, nelle scorse elezioni del 2019, ne avranno forse 25 di meno nel prossimo panorama. Io penso che questa intesa per queste tre, quelli che prendono di più tra l'altro sono i popolari in termini numerici, questa intesa penso che abbia un futuro, cioè io credo che ci sono molti mal di pancia dentro la coalizione che sostiene la Commissione europea, no? C'è stato uno scontro abbastanza
complicato sulle questioni ambientali, in particolare con i vertici dei popolari europei. Ci sono divisioni sulle cose di cui mi occupo io, le regole di bilancio, il patto di stabilità, ma alla fine, insomma, senza fare la retorica di De Gasperi, Schumann, Adenauer, dei padri fondatori, ma in queste culture politiche, e sbaglia chi pensa che queste culture politiche siano state travolte dalla modernità, sono state trasformate dalla modernità, ma sopravvivono. E se una cosa è positiva dell'Osservatorio Europeo è che tu vedi come queste culture politiche cercano di aggiornarsi, di essere attuali, ma non sono affatto dimenticate o superate, perché il governo europeo è sostenuto da una maggioranza fatta da democristiani, socialisti e liberali. Allora, io penso che i fondamenti di questa unione siano tuttora solo, e penso, questo non vuol dire che non ci possano essere degli apporti ulteriori rispetto a questa maggioranza, no? Ci sono stati la volta scorsa. Il Movimento 5 Stelle, la volta scorsa, da una parte il 5 Stelle e dall'altra il PIS polacco, partito che adesso non rivoterebbe certo la Fondazione. Il gruppo dei conservatori. Che era il gruppo dei conservatori, votarono a favore della Presidente von der Leyen. Quindi io non escludo che ci possano essere altri apporti, anche perché per un paese importante, diciamo, non sostenere la Commissione europea è anche un handicap, no? Dal punto di vista poi delle scelte che si faranno nei 4-5 anni seguenti. Ma un conto è dire che potrebbero esserci degli apporti diversi, un conto è immaginare che possa arrivare un ribaltone europeo. Io penso che un ribaltone europeo non ci sia. Giorgia Meloni ha detto addirittura che l'alleanza tra socialisti e popolari non è un'alleanza innaturale. Insomma, in alcuni paesi è naturalissima, in altri è più complicata, dipende. Diciamo, in Italia in alcuni momenti c'è stato un rapporto tra partiti che fanno parte in Europa della famiglia socialista e Forza Italia, è stato un po' effimero, come ricorderai, ma ci sono state queste forme. In altri paesi, nel principale paese europeo, innanzitutto in Germania, è stata la regola per 12 anni, no? Quindi ognuno considera naturale o innaturale dal punto di vista della propria visione e delle cose che pensa per il proprio paese, quindi va benissimo se questa è l'idea della Presidente del Consiglio. Oggettivamente in Europa è pieno di alleanze innaturali, se la vogliamo dire così. Ma il commissario italiano ha la fiducia del governo italiano? Ma certo. Che è uscito, no? Per definizione. Per definizione. E l'ultima domanda è quella che ho fatto prima, cioè, ok, questo è il contesto, cosa devono fare le forze socialiste, democratiche, progressiste? Ma io penso che per quanto riguarda, io come sapete sono del PD, no? Sei uscito dai presidenti del PD quando si sono nominato. Esatto. E penso che il PD, l'ho detto di recente alla Festa dell'Unità, abbia un percorso piuttosto semplice, anche se è facile più a dirsi che a farsi, e cioè quello di essere banalmente una forza di sinistra, di governo. Perché certamente c'è uno spazio per i valori europei, per i valori di democrazia, per i valori di giustizia sociale, i diritti delle minoranze, tutti i grandi temi su cui la sinistra si batte, la trasformazione ambientale che sarà di quel discorso che abbiamo fatto prima, più Europa o ognuno per sé. Il punto di crisi e di scontro maggiore sarà sulla transizione climatica. Quella sarà la cartina al tornasole
del confronto sulle cose europee. Attrezziamoci, perché è una battaglia di narrativa sull'utilità della transizione ambientale che o la vinci o la perdi. Se la transizione ambientale viene vissuta solo come un insieme di regole punitrici che ti mettono in difficoltà, che distruggono il ceto medio, eccetera, arrivederci. Se invece la vediamo come è, come una grande occasione per il lavoro, lo sviluppo, l'innovazione tecnologica, è un altro discorso. Ma accanto a questi valori deve esserci una credibilità di una forza di governo in grado di costruire un'alternativa, perché questo paese ha bisogno, per il suo funzionamento democratico, di un'alternativa di governo. Quindi molto semplicemente io penso che dobbiamo fare come PD il lavoro di una forza di sinistra di governo, e dobbiamo farlo impugnando la bandiera dell'Europa. Alla fine non è un caso che diciamo la personalità più europeista della sinistra, del centro-sinistra italiano, è anche l'unica personalità che ha vinto le elezioni un paio di volte, ed è Romano Prodi. È un caso assolutamente eccezionale? O c'è una legittimità, una coerenza nell'essere radicalmente europeisti per la sinistra italiana? Io penso che ci sia questa coerenza, e che questa coerenza definisca uno spazio politico notevole. Alle 21 un incontro con Donatella Di Cesare, Renzo Buono e Marco Filoni. Colgo l'occasione per ringraziare la sua eccellenza prefetto che ha avuto il piacere di partecipare. Grazie a tutti, grazie.